Come ogni anno, il 24 marzo, nell'anniversario dell'uccisione di Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, la Chiesa Universale celebra la giornata di preghiera a ricordo dei missionari martiri. Anche il 2022 ha contato 18 martiri, testimoni del Vangelo e portatori del messaggio di Cristo. Ognuno di loro è stato ricordato nel corso della veglia di preghiera presieduta dal nostro vescovo Monsignor Palletti nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice al Canaletto. I 18 martiri sono stati ricordati tracciando un breve profilo del loro operato e ponendo all'altare, con un gesto simbolico, una spiga di grano, a significare la certezza che dal loro sacrificio germoglierà, come recita un versetto del Vangelo, molto frutto. Pablo Isabel Hernández, laico, figura autorevole del gruppo indigeno Lenca nella zona occidentale dell'Honduras, delegato della parola di Dio, operatore pastorale riconosciuto della Chiesa Cattolica dell'Honduras, è stato ucciso domenica 9 gennaio 2022 da uomini sconosciuti mentre si dirigeva verso la comunità per guidare una celebrazione della parola. Pablo era un uomo di Dio che amava la sua famiglia, amava la propria gente, rispettava e faceva rispettare la casa comune. Padre Joseph Tran Ngoc Tan, sacerdote domenicano, vietnamita, 41 anni, ordinato sacerdote nel 2018. È stato ucciso mentre ascoltava le confessioni in parrocchia. L'aggressione è avvenuta il 29 gennaio 2022, poco prima della celebrazione della messa vespertina del sabato sera. Padre Joseph si trovava in confessionale quando è stato aggredito con un'arma da taglio da un uomo mentalmente instabile. Padre Richard Masivi Casereca, 34 anni, religioso congolese dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori, è stato ucciso il 2 febbraio 2022. Il sacerdote, parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo di Caseghe, è stato ucciso da uomini armati mentre ritornava nella propria parrocchia, dopo aver celebrato la Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Era stato ordinato sacerdote il 21 febbraio 2019 e stava preparando un nuovo piano pastorale da cui tutti attendevano un rinnovamento e un rilancio. Le province nell'est della Repubblica Democratica del Congo vivono da decenni in uno stato di insicurezza permanente per la presenza di decine di gruppi armati. Don Enrique Vasquez, 48 anni, è stato ucciso da diversi colpi di arma da fuoco la notte di mercoledì 2 marzo 2022 nella sua automobile mentre andava a trovare i genitori. Don Enrique Vasquez, conosciuto affettuosamente come Quique, era nato nel 1974 in Honduras. Era stato ordinato sacerdote 16 anni fa e attualmente era parroco di San José. Nella sua diocesi ricopriva anche l'incarico di direttore diocesano delle Pontificie Opere Missionarie. Fra Wilbert Daza Rodas, della provincia missionaria di San Antonio in Bolivia, 42 anni, è stato ucciso nella notte fra Sabato Santo, 16 aprile 2022, e domenica 17, Pasqua di Resurrezione, da ladri entrati in chiesa dopo la veglia pasquale. Aveva svolto la sua opera missionaria a Sucre, Cochabamba, Copacabana, La Paz, Macareti, San Javier e nella città di Santa Cruz de la Sierra, nel convento della chiesa di San Francisco. Don Joseph Akete Baku, 48 anni, parroco della chiesa di San Giovanni a Kudenda in Nigeria, sequestrato da uomini armati che avevano assalito la canonica nella notte dell'8 marzo 2022. È morto mentre era nelle mani dei suoi rapitori fra il 18 e il 20 aprile. Insieme a lui era stato rapito anche suo fratello, che si trovava casualmente nella canonica. Il fratello è stato poi ucciso in sua presenza e a seguito di questo le sue condizioni, era malato da tempo, sono peggiorate fino alla morte.
Le persone che erano state rapite insieme a lui lo hanno visto morire e hanno dato testimonianza della tragica vicenda. Il sacerdote José Guadalupe Rivas, 58 anni, dell'arcidiocesi di Tijuana, Messico, è stato ucciso a Tecate, dove trascorreva qualche tempo di riposo. Era responsabile della casa del migrante di Nuestra Signora de Guadalupe, a Tecate, oltre ad essere consigliere del Movimento del Rinnovamento Carismatico Cattolico dell'arcidiocesi di Tijuana. Noto come padre Pepe Lupe, era anche parroco della chiesa di San Giuda Taddeo. Padre Michael Mawelera Samson, 62 anni, dei missionari d'Africa detti Padri Bianchi, originario del Malawi, è scomparso il 10 giugno 2022 dal centro giovanile della Chiesa Cattolica di Mbeya, in Tanzania, dove operava. Padre Michael era stato ordinato sacerdote il 1 agosto 1987 a Lilongwe, in Malawi. Ha trascorso 35 anni di vita missionaria in Uganda, Filippine, Malawi, Zambia e Tanzania. Nel pomeriggio del 20 giugno 2022, nella chiesa di San Francesco Saverio a Cherokee, in Messico, i padri gesuiti Javier Campos, 79 anni, e Joaquin Mora, 80 anni, sono stati uccisi da persone armate, insieme a una terza persona, la guida turistica Pedro Palma. Il grave fatto di sangue è avvenuto nel contesto del clima di violenza generalizzata che il paese sta vivendo. Dopo l'omicidio in chiesa, i corpi dei tre erano stati portati via dagli stessi autori del crimine e solo successivamente sono stati recuperati. La zona della Sierra Tarahumara è considerata una delle zone più pericolose del Messico per la violenza e gli scontri armati legati al narcotraffico. Suor Luisa Dell'Orto, 64 anni, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucault, è stata uccisa il 25 giugno 2022 a Port-au-Prince, capitale di Haiti. La missionaria italiana è rimasta vittima, molto probabilmente, di un tentativo di rapina. Da 20 anni Suor Luisa era dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Era la colonna portante di Cai Chal, Casa Carlo, che si trova in un sobborgo poverissimo di Port-au-Prince, che è un luogo sicuro e accogliente per centinaia di bambini che avrebbero per alternativa la strada. Dopo la laurea in storia e filosofia, Luisa era entrata nella congregazione delle piccole sorelle del Vangelo di Lione. Nel 1987 partì per il Camerun, dove visse a Salapombe in una foresta fra i pigmei Baka fino al 1990. Nel 1994 conseguì la laurea in teologia in Svizzera. Dal 97 al 2001 è stata missionaria in Madagascar, dedicandosi alle varie attività pastorali. Dal 2002 era missionaria ad Haiti. Don Vitus Borogo, 50 anni, è stato ucciso sabato 25 giugno 2022 nella prison farm di Kaduna, Nigeria, durante un raid di uomini armati. Era cappellano della comunità cattolica del Politecnico Statale di Kaduna, oltre che presidente dell'Associazione dei Sacerdoti Diocesani Cattolici Nigeriani. Don Christopher Odia Ogedebe, 41 anni, è stato rapito e ucciso domenica 26 giugno 2022, mentre si stava preparando per andare a celebrare la messa alla St. Michael Catholic Church in Nigeria, di cui era parroco, oltre ad essere preside della St. Philip Catholic Secondary School. Don John Marke Chetnum è stato rapito insieme a un altro sacerdote nel pomeriggio del 15 luglio 2022 dalla canonica della Chiesa Cattolica di Cristo Re nella città di Lere, in Nigeria. Mentre l'altro sacerdote è riuscito a fuggire dai rapitori, Don John Marke è stato brutalmente ucciso lo stesso giorno del sequestro. Don John Marke ricopriva diversi incarichi: parroco,
direttore delle comunicazioni della diocesi e presidente dell'Associazione Cristiana della Nigeria. Don Godefroy Pembele Mandon è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte fra il 6 e il 7 agosto 2022 nella parrocchia di San Giuseppe Mukasa, nella Repubblica Democratica del Congo, da parte di banditi armati che hanno assalito la chiesa. Nella stessa notte, anche un'altra parrocchia situata nella stessa città è stata attaccata da banditi armati che hanno derubato alcune donne che stavano preparando la prima messa di un sacerdote e un catechista. Suor Maria De Coppi, 84 anni, missionaria comboniana italiana che era in Mozambico dal 1963, è stata uccisa nell'assalto alla missione di Cipene, nella provincia di Nampula, nel nord del Mozambico, nella notte fra il 6 e il 7 settembre 2022. Gli assalitori hanno distrutto le strutture della missione, fra cui la chiesa, l'ospedale e la scuola primaria e secondaria. La provincia di Nampula, assieme a quella di Capo Delgado, è vittima dell'instabilità causata dalla presenza di gruppi terroristici che si richiamano allo Stato islamico. Secondo le informazioni diffuse dalla sua congregazione religiosa, Suor Maria conosceva bene i rischi del rimanere insieme al popolo mozambicano, con cui era impegnata da lungo tempo, e non ha mai smesso di denunciare le ingiustizie subite dalla popolazione. Suor Marie Sylvie Kavuke Vakatsuraki, della congregazione diocesana delle Petits Sœurs della Presentazione de Notre-Dame au Temple de Butembo, è stata uccisa insieme ad altre persone durante un assalto avvenuto nella notte fra il 19 e il 20 ottobre 2022 al villaggio di Maboya, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Dopo aver saccheggiato e incendiato diverse abitazioni, gli assalitori hanno distrutto anche il centro sanitario, dove la religiosa prestava servizio come medico. Hanno sparato a Suor Marie Sylvie, che si stava preparando a operare una donna. Quindi hanno dato alle fiamme il centro sanitario e di lei sono state trovate solo le ossa carbonizzate. Secondo le testimonianze degli abitanti, gli assalitori appartengono alle forze democratiche alleate, un gruppo di origine ugandese che negli ultimi anni ha aderito allo Stato islamico. Il seminarista José Dorian Piña Hernández, della diocesi di Zacatecas in Messico, 25 anni, al terzo anno di teologia, è stato ucciso nella notte del 27 dicembre 2022 durante un tentativo di furto a mano armata. Invitando a pregare per l'eterno riposo del seminarista, per i suoi familiari e per i seminaristi e i formatori, la diocesi auspica: in questo clima di tenebre che subiamo, possiamo essere luce di speranza per i fratelli che soffrono. In una pubblicazione del seminario di Zacatecas, il giovane seminarista viene descritto un vero testimone del Signore Gesù. Di me sarete testimoni, è la frase tratta dagli Atti degli Apostoli, scelta per celebrare questa giornata, ed è proprio ponendo l'attenzione su questa breve ma impegnativa frase che il Vescovo ha rivolto il suo pensiero ai presenti. Di me sarete testimoni. È importante questa affermazione, ed è importante anche che sia tradotta in questi termini, non semplicemente sarete miei testimoni, ma di me sarete testimoni. Perché essere suoi testimoni vuol dire dare una testimonianza come lui ha dato la sua testimonianza. Ma qua c'è di più. Qui viene detto che il cuore della testimonianza è lui, di me. E questo diventa importante, anzi diremmo che diventa veramente la chiave di lettura di tutto. Papa Francesco ce lo ricorda. Ovunque vadano, dovunque siano, come Cristo è il primo inviato, così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E dunque ci viene ricordato come non sia qualcosa da fare, ma
un modo di vivere veramente la nostra fede. E peraltro ci viene anche ricordato che la missionarietà non è una caratteristica di alcuni, ma fa parte integrante della vita, della vocazione della Chiesa. Il Signore ha scelto i suoi perché andassero. È vero, prima di quello il Vangelo dice perché stessero con Lui, ma lo stare con Lui e l'andare diventano una cosa sola. Lo stare con Lui non vuol dire isolarsi dagli altri, l'andare non vuol dire fare semplicemente qualche cosa. È il tenere insieme le due cose che trasforma il discepolo veramente in un discepolo missionario. Quel discepolo che dice ancora il Papa, ecco, sono costituiti proprio grazie allo Spirito Santo. Questa grazia che scende su ogni battezzato. Quante volte Papa Francesco l'ha ripetuto, ogni battezzato è missionario. Oggi però insieme vogliamo veramente fare memoria di coloro che questa missione l'hanno vissuta fino al dono cruento della vita. Abbiamo sentito il numero di coloro che hanno dato testimonianza nel 2022. Sappiamo che quel numero certamente è importante, ma sotto quel numero ci sono altrettante e molte di più persone che magari nel silenzio, per cui noi non conosciamo che certi fatti sono avvenuti, hanno dato testimonianza per Cristo. E qui la testimonianza diventa segno profetico, ecco, richiamo profondo. In una di queste testimonianze che abbiamo sentito, proprio la diocesi stessa, ho sentito, dice, ecco, sono un segno per noi e diventano veramente questo segno grande. Segno dell'essere testimoni. Immediatamente potremmo dire missionario è colui che va. È vero. Ma soprattutto missionario è colui che esce. Non solo dalla propria casa, dalla propria città, dalla propria nazione, ma esce da se stesso. Perché il primo ostacolo alla missionarietà è il non far uscire la fede da noi stessi. A volte saremmo più disposti a camminare, ad andare, ma a manifestare, a dire lì dove sei, a metterci la faccia che sei cristiano, allora diventa molto complesso. Ecco, oggi questi nostri fratelli, queste nostre sorelle ci ricordano quanto questo sia essenziale, necessario, ma non solo necessario per dare una testimonianza agli altri, ma un necessario per essere testimoni noi stessi. Il Papa stesso ce lo ricorda ancora, non solo per dare testimonianza, ma soprattutto per essere testimoni di Cristo, come dice l'Apostolo, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E allora questo chiede a noi una conversione profonda, la conversione all'essere testimoni, perché poi il missionario nasce tanto quanto abbiamo realmente compreso l'importanza della testimonianza e soprattutto all'aver a cuore l'espansione del Regno dei Cieli. Non è sufficiente avere la fede, non è sufficiente credere, certo quello è importante per la nostra vita interiore, ma il Signore manda i Suoi perché facciano Sue discepole tutte le nazioni. Lo dice con chiarezza. Prima di ascendere al cielo, questo è il mandato che viene affidato ai Suoi discepoli. Andate, proclamate, fate mie discepole tutte le nazioni, battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Immergetele nel mistero di Dio. Questo è il battesimo, no? Poi certo c'è il sacramento, quello è segno efficace, nel quale si realizza con la grazia di Dio
questa nostra figliolanza e questo nostro risanamento dal peccato, e ci viene aperta quella gloria, quella luce che poi deve risplendere sul nostro volto e sulla nostra vita. Ma questa capacità di immergere i fratelli, immergerli proprio nel mistero di Dio. Ecco, se abbiamo sentito, tutti questi nostri martiri missionari hanno compiuto questo, chi testimoniando, chi dicendo chiaramente quelli che erano gli abusi compiuti sulla popolazione, chi compiendo il proprio ministero, chi nel silenzio fecondo della propria professione, chi nell'annuncio e nella celebrazione della parola. Ecco, tutti hanno vissuto questo momento. E allora ancora il Papa ci ricorda la prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto. Non è l'amore che abbiamo noi per Gesù, quello è importante, ma prima di quello c'è l'amore di Gesù che noi abbiamo ricevuto. Senza il suo amore noi non riusciremmo a partire e a dire e ad annunziare e a manifestare la nostra fede e dunque a dare la nostra testimonianza. E poi dice l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. E forse questo ci deve far riflettere, perché se da una parte è più semplice pensare che sia giusto, doveroso metterci a servizio dei fratelli, nella carità, nella fede, nella solidarietà, nella presenza, è invece molto più difficile pensare che noi siamo salvati, è diventato un dato scontato. È così, ormai è avvenuto, non ci devo pensare più. Dimenticandoci che invece quella salvezza si ripropone nella nostra vita momento per momento, atto per atto, e ci risana passo per passo, è proprio perché si ripropone e chiede a sua volta di essere proposta. Come il Padre ha mandato me, io mando voi, dice il Signore. E noi potremmo anche dire, come il Padre ha amato me, anch'io amo voi. Ma andate, andate e amate a vostra volta i fratelli. E questo allora diventa quel testimone che è il martire, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di se stesso. Ecco un ricambio, una restituzione alla nostra testimonianza, a maggior ragione la testimonianza cruenta di questi nostri fratelli. Una restituzione sproporzionata, perché nessuno potrà restituire al Cristo la grandezza dell'amore che Lui ha per noi, però proporzionata alle nostre forze piccole che, vissute nell'amore di Dio, quando danno tutto, come la vedova del Vangelo, non ha importanza che abbia dato tanto o poco, perché il tutto è tutto per tutti. Il tutto è tutto per il ricco, il tutto è tutto per il povero, il tutto è tutto per il testimone. E dunque in quel senso tutti siamo in un certo qual modo equiparati nella possibilità di dare. Ecco, noi oggi vogliamo vivere questo. Da una parte chiedendo al Signore quel grande dono della pace, perché la pace è un dono grande che dobbiamo invocare in continuazione. Dall'altra parte quello di chiedere al Signore che veramente susciti persone che sappiano capace, che abbiano la capacità di testimoniare autenticamente sempre di più e diventino realmente un modello di vita per tutti. E poi lo stimolo per noi, nonostante, anzi, proprio attraverso la nostra fragilità, a riscoprire l'amore che Dio ha per noi, la salvezza che Lui ha realizzato dentro la nostra vita e di conseguenza l'impegno che abbiamo noi di realizzare quella salvezza dentro la vita dei fratelli. Ecco, lo viviamo così e lo offriamo al Signore nel silenzio, nella preghiera e anche nella attività operosa di testimoni. A nome del Centro Missionario desidero ringraziare il Vescovo per aver impreziosito questa celebrazione. Ringrazio ovviamente anche Don Gianluca e ringrazio tutti voi che avete partecipato.
e il coro, canzoni bellissime, grazie veramente. Una celebrazione che nella sua semplicità, coordinata dal direttore dell'ufficio missionario, Don Manrico Mancini, dal suo vice, il diacono Bruno Canese, e dai volontari diocesani, ha assunto un carattere di solennità, grazie anche al coro, che ha intonato canti e inni a supporto della liturgia, ricca di spunti e di letture. Invochiamo dunque dal Signore la sua benedizione. O Signore, concedi una fede attiva, una carità operosa, una speranza costante. Fa che diventiamo l'amore all'interno della Madre Chiesa, a motivo del Vangelo e del nostro battesimo, rinnova in noi lo slancio missionario. Il Signore sia con voi. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi. E fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con parole di verità. Amen. Vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate ed annunciate il Vangelo del Signore.